E appena concluso l'intervento del Presidente Draghi, nella prima parte è stato lineare nel raccontare le ragioni delle dimissioni. Nelle parti successive è meno lineare e meno coerente perché in realtà si è voluto togliere molti sassolini dalle scarpe rispetto alle forze dell'attuale maggioranza che lo sostengono, che dovrebbero sostenerlo, e nell'altra parte ha delegittimato sia il governo attuale, sia le forze che lo compongono, ma anche il Parlamento dicendo il resto perché me lo chiedono gli italiani. Agli italiani questo va chiesto attraverso l'unico modo, ovvero le elezioni. Quindi rispetto a questo discorso incoerente, perché date le premesse, tra cui lui stesso ha detto che un presidente di consiglio che non è stato indicato dal voto popolare ha bisogno di una maggioranza forte. Infatti ha ragione ed è per questo che chiediamo al presidente di cercare eventualmente questo consenso lì dove lo può trovare, ovvero con un mandato popolare, ovvero con le elezioni come vuole il sistema democratico. Rimettere insieme i cocci di una maggioranza che resta la stessa probabilmente, o che è la stessa, che nella migliore delle ipotesi è solo più debole, non fa bene all'Italia e non lo aiuta a risolvere i problemi che abbiamo.